l'ipotesi di chiudere gli hub vaccinali o c'è già una data e come si procederà poi? Naturalmente questo avverrà prima o dopo la riapertura delle scuole? Sì, intanto stiamo andando avanti il più possibile fino alla riapertura delle scuole, stimolando tutti a vaccinarsi, gli scolari, i docenti, ma in modo particolare dobbiamo porre l'attenzione su alcune hub perché sono occupate in una percentuale minima, quindi abbiamo bisogno di quel personale anche presso le USCA, quindi ci sarà in ogni ALS una riorganizzazione sul proprio territorio, lasciando aperto qualche punto vaccinale, ma soprattutto incrementando le vaccinazioni presso i medici di medicina generale e presso le farmacie. Che contributo stanno dando i medici di medicina generale? Sulle farmacie, diciamo, abbiamo documentato abbastanza, c'è effettivamente un'incidenza dei vaccini fatti dai medici che possono anche in qualche modo fare opera di persuasione anche rispetto alle persone più dubbiose. Ma in questo periodo, diciamo, in questo ciclo della vaccinazione, senz'altro il contributo del medico di medicina generale è un contributo valido e importante perché è la persona che conosce meglio quelle che sono le realtà cliniche del proprio paziente, quindi è la persona adatta a capire se la vaccinazione può essere somministrata o meno. In ogni caso, io devo dire che all'inizio i medici di medicina generale hanno avuto una difficoltà nell'entrare nell'ingranaggio. Oggi si registra una maggiore attenzione, un maggior coinvolgimento, grazie anche a delle relazioni, a dei momenti di confronto che vengono svolte presso le aziende ALS. Ultimissima, riapertura delle scuole regolare o ancora da valutare? Ma noi siamo per portare avanti la riapertura in sicurezza e il tutto affinché ci possa essere, diciamo, possa essere determinato il 13 come giornata di riapertura. Vedremo adesso attraverso incontri con gli uffici scolastici anche la percentuale dei vaccinati, le norme di sicurezza, si lavorerà per questo motivo, ci incontreremo proprio per confrontarci.